Cosa abbiamo qui dentro? Ci è arrivato un nuovo pacco, ci è arrivato dagli amici di lighttake.com e è proprio una valigetta portadroni. Indovinate quale drone potrà stare all'interno di questa minuscola valigetta? Lo Spark! Andiamo a vedere com'è all'interno questa valigetta. Si apre, innanzitutto è simil carbon look, ovviamente non è rigida, è semi-rigida questa valigetta. Ha un prezzaccio di $16,69 sul sito di lighttake.com e si apre con delle zip in questa maniera qua e all'interno abbiamo tutta la componentistica del nostro piccolo Spark o X300S in questo caso. Allora, è suddivisa nella parte sottostante dove abbiamo la possibilità di inserire il nostro piccolo drone con le eliche ripiegate. Abbiamo due alloggi batteria e l'alloggio per il nostro radiocomando. Abbiamo un buco qui che non saprei dire cosa potremmo metterci perché è molto basso. L'altezza di tutto il case è veramente minimal per riuscire a farlo stare in pochissimo spazio. Quindi un buco qui, un altro buco qui dove io ho inserito il mio cavo USB OTG, il charger, il caricabatterie e l'altro pezzo di caricabatterie che non ci sta né qui perché sono troppo piccoli i buchi, l'ho inserito all'interno della tasca a zip insieme alla documentazione, in questo caso del mio X300S, eccola qui la mia super documentazione che mi permette di volare ovunque perché è un drone inoffensivo. All'interno della stessa zip ci stanno i paraeliche alleggeriti, ci stanno gli avanzi dei cavi che avevamo prima e ci sta il caricabatterie. Ci sta anche dell'altra roba effettivamente perché è strutturata, essendo morbida, ci permette di avere molto spazio al suo interno. Che posso dire? Boh, è leggera, è piccolina, è portatile. Ne stanno uscendo una vagonata di questi case per i droni, soprattutto per i trecentini, per gli Spark e compagnia bella. Mi sembra fatta bene. Tutto sommato, pensavo che per meno di $17 non si potesse ottenere qualcosa di carino, ma anche le finiture e la zip, insomma, non è male. Non è professionale come quella di MC Cases che abbiamo recensito l'ultima volta, ma c'è anche un prezzo completamente differente. Se vi piace e volete acquistarla, qui sotto vi metterò il link del sito stesso. Che altro dirvi? Spero vi sia piaciuta anche questa recensione. Iscrivetevi al mio canale, cliccate mi piace su questo video, scrivete un po' di commenti anche qui sotto se avete qualcosa da chiedermi. Ci vediamo con il prossimo video. Un saluto a tutti. Ciao! Ah, ho scoperto che le sue dimensioni mi permettono di trasportarla anche dentro la valigia della motocicletta. Bravi Lightake! Un saluto a Joyce! Ciao!